Vedo che quando parla l'opposizione, il Presidente del Consiglio esce, ne prendiamo atto. Ma non moriremo se non ci ascolta. Purtroppo noi invece abbiamo dovuto ascoltare per l'ennesima volta, in modo imbarazzante, le solite favole del Presidente del Consiglio. Ha iniziato il discorso e voglio ricordare quanto detto dal Presidente Renzi, dicendo che finalmente, grazie a questo semestre europeo, si discuterà sulla crescita. Ma io domando ai rappresentanti del governo che hanno ancora la forza di ascoltare le opposizioni in questo Stato democratico, non era lo stesso Renzi che, finito il suo semestre europeo, era tornato in Italia ad urlare a tutti i media nazionali che finalmente l'Europa aveva cambiato verso? Non era il Presidente del Consiglio che ci aveva raccontato che grazie al peso preso dal suo partito a livello europeo aveva imposto il piano Juncker per finalmente portare la crescita in Europa? Non era il Presidente del Consiglio Renzi che ci aveva raccontando, andando a festeggiare con le bandierine sugli aerei che partivano, centinaia di migliaia di ricollocamenti di immigrati clandestini presenti sul territorio nazionale? Ebbene, oggi scopriamo, con le parole del Presidente del Consiglio, che tutte queste, drammaticamente lo sapevamo già, erano le favole che strumentalmente raccontava al Paese il Presidente del Consiglio stesso. Oggi il Presidente del Consiglio ci racconta che il referendum inglese è un rischio e un azzardo. Ripeto le parole utilizzate da Renzi. Capisco che a Renzi non piaccia che il popolo vota, ma questa, Renzi, è la democrazia. Capisco che a Renzi non piaccia, ma è la democrazia. Non è vero che il popolo inglese è o sarà sconfitto. Il popolo inglese ha già vinto perché è libero di scegliere del proprio futuro, cosa che è impedita ai cittadini di questo paese, col terzo governo non eletto da nessuno. Sull'immigrazione, vi comunico che Dublino funziona se Schengen, ovvero i controlli esterni dell'Europa, vengono fatti e i paesi confinanti difendono il nostro continente dall'ingresso di immigrazione clandestina, sia a confini terrestri sia a confini marittimi. Peccato, peccato che voi vi mascherate. Vi mascherate dietro Dublino, dietro Schengen, dietro qualsiasi cosa, per dire che non state facendo il vostro dovere, non state difendendo i confini marittimi del nostro paese. Prima avete preso in giro il popolo italiano con Mare Nostrum, poi avete portato i loro gemelli internazionali che si chiamano Eunavfor Med e Triton, risultato sempre lo stesso: utilizzare la marina come taxi del mare per i clandestini e aumentare i viaggi della morte che poi si traducono in migliaia di persone che scompaiono nel Mediterraneo. Presidente del Consiglio, che non è presente, lei è quello che insieme alla sua padrona Merkel urlavano contro Orban perché doveva far entrare chiunque all'interno dei confini europei. E devo dire che di questo ha la stessa responsabilità, perlomeno politica e mediatica, la Presidente della Camera Boldrini. Voi avete detto che chi non ha diritto di rimanere deve essere rimpatriato. Peccato che la Commissione del Senato, quindi non la Lega Nord, ha certificato che più della metà degli espulsi circola ancora liberamente e indisturbato sul territorio nazionale. Presidente, lei afferma che l'Italia ha fatto più rimpatri di tutti. Peccato che gli stessi suoi padroni europei, il 10 febbraio, hanno affermato che i rimpatri in Italia sono insufficienti. Il problema quindi non è, come ci ha raccontato oggi, come raccontiamo noi stessi. Il problema sono le scelte di questo governo sulle banche, sulle pensioni, sulle imprese e sul lavoro. La invito ad andare dai tutti i truffati di Banca Etruria, a proposito, dove sono finiti i famosi rimborsi che avete promesso? Il decreto dov'è finito? In quale cassetto si è nascosto? Andate dagli esodati, andate dagli disoccupati, andate dagli imprenditori, andate da chi non ce la fa ad avere i soldi per fare la spesa a raccontare come ha fatto lei qui oggi
che lei vuole: passione, entusiasmo, energia. Guardi, noi molto umilmente chiediamo solamente di dare i risarcimenti a chi è stato truffato dalle banche toscana, della Toscana, ovvero la Banca di Etruria del Lazio, andare dai pensionati a dire che avranno una pensione più dignitosa e magari viene abolita quella drammatica riforma Fornero. Concluda, andare, deputato. E finisco, Presidente, al massimo ruberà qualche minuto alle dichiarazioni di voto finale, se così cortese. Prego, prego, non si può fare lo scambio. La ringrazio. Ad andare dagli imprenditori a dire che abbasserà le tasse e ad andare dalla nostra gente a dire che un futuro ce l'avrà, perché le imprese producono e il lavoro c'è. L'entusiasmo e l'energia e la passione la lasciamo a lei, noi vogliamo soltanto un po' di lavoro e un po' da mangiare per la nostra gente e il nostro popolo. Grazie. Grazie.